eccomi tornata con il secondo video dedicato agli acquisti di Emma. E li faccio tutti stamattina perché altrimenti il tempo non lo troverai più, lo so già. Dunque, per quanto riguarda gli acquisti per la bambina, però per quanto riguarda appunto il capospalla, ve ne avevo fatto vedere uno, adesso non mi ricordo se 2 o 3 video fa, che ho acquistato in un outlet. Quello sarà un cappottino che metterò o per il primo freddo, comunque insomma adesso dipende, devo vedere come reagirà Emma appunto al freddo, quello grosso che arriverà verso, penso, novembre, dicembre, adesso vediamo, perché l'anno scorso c'era ancora caldo. Dopodiché ovviamente dovevo avere il capospalla, quello insomma il giaccone, per capirci. Ho girato vari negozi, ho guardato tutti i prezzi possibili e immaginabili, però io non ho la concezione di acquistare, a parte 2 o 3 capi carini nell'armadio, ma non ho la concezione di prendere in questo caso il capospalla firmato. Ecco, passatemi per l'ennesima volta questo concetto, insomma, capite quello che sto cercando di dirvi. Non mi sembra il caso, insomma, di spendere 200-300 euro per una bambina di 4 anni. Per carità, sono belli da vedere, mi sono incantata, sono andata a vederli, sono una cosa spettacolare perché sono praticamente giacconi in miniatura, parlo dei nostri ovviamente a parità, facendo confronto con quelli da adulto, però insomma non vale la pena spendere 280-380 euro, addirittura 350, quello che è, di un cappottino, di un giaccone per un bambino che almeno per quanto riguarda la mia nel giro di 2 mesi le scappa, e insomma dopo tenerlo lì o regalarlo, che insomma mi darebbe fastidio. Comunque, ho spaziato, diciamo, dai negozi cari a quelli low cost, insomma chiamiamoli low cost. Low cost parlo tipo, cos'è, Prenatal, che poi per Natale ultimamente, scusatemi, ma non è che sia proprio così low cost, perché un maglioncino a 35 euro ecco, mi sembra un po' caretto rispetto a quelli dei H&M a 10 euro, però insomma a parità siamo lì, lasciatemelo dire, almeno per quanto mi riguarda sono proprio sulla stessa linea d'onda, proprio anche come qualità. Comunque ho guardato in vari negozi, sono stata all'Original Marines, sono stata da Zeta, sono stata da H&M, sono stata da Zara, che quest'anno mi ha delusa per quanto riguarda le taglie di mia figlia, perché non c'erano capispalla che mi attiravano molto per quanto riguarda la vista, però a toccarli no, non mi piacevano assolutamente e sembravano acquistati al mercato. Nulla, ecco, da togliere a chi vende al mercato, perché io sono una di quelle che va a acquistare al mercato, mi piace un sacco, mi piacciono tantissimo le cose che vendono, sapete che prendo anche dai cinesi, però intendo, sapete quei capi che hanno ad esempio l'interno, la fodera che sì è in piuma, ma magari anche dopo una settimana che lo mettete comincia a perdere l'interno, che vi riempie tutti i maglioni. Ecco, è successo anche a me un paio di anni fa con un giaccone, neanche pagato poco, non sto qua a dire la marca eccetera, sono rimasta malissimo, giusto per farvi capire insomma la differenza quando dico da mercato, cioè intendo proprio robaccia, ecco. E per cui niente, Zara l'avevo già accantonata perché non mi piaceva niente, anche se i prezzi erano molto buoni, perché c'era qualcosa anche da 40-50 euro, però insomma d'altronde non è che possiamo pretendere chissà che, sono anch'io qua ovviamente che dico una cosa e dopo la nego, cioè nel senso capisco benissimo quello che sto dicendo, è giusto per farvi capire. E mi ero innamorata di un giaccone visto all'Original Marines, molto buono, io non ho mai acquistato nulla in questa catena di negozi, me ne hanno parlato benissimo ormai in tantissime, scusate se continuo a tirare sul braccio ma ho l'etichetta qua dietro che mi sta facendo morire, mi sta grattando la pelle. Ecco, e non ero mai entrata, sono andata a fare un giro per vedere il capospalla e devo dire che sono rimasta molto sorpresa, perché passandoci davanti non mi aveva mai attirato, ma la qualità non mi sembra male. Comunque stringo, avevo visto un giaccone, era l'unico
su 15 negozi che avevo visitato, che mi aveva attirato, stava bene ad Emma, a parte il colore che insomma non mi faceva impazzire, però insomma prezzo e tutto mi piaceva, ho detto vabbè, vado con mio marito, vediamo insomma se piace anche a lui, perché giustamente bisogna renderli partecipi. E siamo andati in un altro punto vendita Original Marines dove c'erano altri negozi. Prima di entrare a farglielo vedere, mio marito ha visto il negozio della Geox. Dai, andiamo a fare un giro alla Geox, vediamo. Ho detto ma sì, quel punto vendita lì, e comunque dalla Geox non ero passato. Ho detto facciamo anche questo, vediamo se c'è qualcosa. Ero entrata proprio scettica, come dire ok, vado all'Original Marines e le prendo quello. Invece niente da fare, ragazze, ho portato fuori un giubbino della Geox, è stato colpo di fulmine, è piaciuto tantissimo sia a me che a mio marito, la bimba ovviamente non dico niente perché ha 4 anni, ecco, non posso star qua a dirvi è piaciuto tanto anche a Emma, sì, ha 4 anni, buonanotte. Daniela, cosa stai dicendo? Scusatemi, ha neanche 2 anni, ma veste un 4 anni, ecco, per cui niente, ve lo faccio vedere. Costa ovviamente di più rispetto all'Original Marines, però insomma, piaceva a tutti e alla fine abbiamo portato a casa quello. È un po' grandino, è un 4, anzi un 3 se non sbaglio questo, sì, 4 anni era quello dell'Original Marines, la Geox veste un po' più grande, ho preso un 3, le farò su ovviamente un pochino, farò il risvoltino sulle manichine, sul polso, però per il resto è fantastico, in più è lungo e era quello che cercavo, perché io voglio insomma che la pancina e il sederino siano coperti al caldo, per cui ho voluto ecco optare per questo. Ve lo faccio vedere perché è molto, insomma, a me piace, per chi ha i bambini di questa età li hanno, comunque questo modello qua ce l'hanno dai 2 fino ai 6 o 8 anni, ve lo consiglio perché secondo me sta molto bene, insomma è carino, ecco. Questo è il giubbino, spero lo vediate, aspettate che mi sposto e metto dentro l'etichetta che non serve a nulla, adesso vabbè è un po' ovviamente stropicciato, è blu. Quello che mi piace tanto è il palloncino, perché a me piacciono tanto sia le giacche che i vestitini che hanno questa culisse in modo tale da formare il palloncino sotto. Ha il cappuccio, che invece quello dell'Original Marines non aveva, staccabile ovviamente, perché hanno tutte le cerniere per poterli tirar via. Eccolo qui. Ha 2 fiocchetti sulla parte frontale e 2 fiocchetti qua sul cappuccio. Guardate che bellino. Qua da un lato, eccolo qui. Spero lo vediate, non capisco se mette a fuoco o meno, comunque credo di sì, uno di qua. Qua sulla spalla ha la scritta, vabbè, Geox con i brillantini. E niente, questo insomma è il giaccone che alla fine abbiamo deciso di prenderle con le taschine addirittura, insomma è rifinito bene, non c'è niente da dire. E questo è appunto il giaccone per la piccolina, aspettate che lo metto qua, ecco, se no non riesco più a farvi vedere il resto. Poi sono stata da Prenatal, ho preso innanzitutto ve lo faccio vedere, l'accappatoio. Finalmente ho trovato un accappatoio con le maniche per Emma. Fino adesso andava avanti con asciugamani enormi, con i nostri, praticamente fatta sul modello di Salamino, perché non riuscivo a trovare un accappatoio anche che mi piacesse, perché insomma sono anche un po' difficilotta come gusti, sono sincera. Mi sono innamorata di questo, ho visto alla Prenatale, ve lo mostro perché è molto molto carino, adesso lo vedrete enorme, preparatevi, ma gliel'ho preso ovviamente per che le vada grande adesso, così le copre i piedi perché tocca a terra adesso, però almeno credo, spero di fare almeno un anno o due, speriamo, adesso dipende quanto cresce. Comunque l'accappatoio è questo, è rosa con i cuoricini e Minnie qua davanti con il cappuccio, e devo dire che la spugna non è assolutamente male, ovviamente ha la sua cinturina per chiuderla. C'era anche però da maschio, praticamente hanno 2 modelli, uno da femmina e uno da maschio, ve li faccio vedere perché questo ho dovuto ordinarlo perché non riuscivo a trovare la taglia su 3 punti vendita che ho visitato. E poi da Prenatal vi faccio vedere cos'altro ho portato a casa. Dunque, ho preso dell'intimo perché ecco,
parlando tra mamme, perché credo insomma che la maggior parte che guarderà questo video saranno mamme, spero almeno, perché insomma mi piacerebbe confrontarmi anche con voi. Io metto ancora i body alla piccola, perché l'intimo, insomma magliettina e slippino, tendono ovviamente a scoprirli. Ho cercato un po' di marche che tenessero almeno i 3 o i 4 anni, 4 anni vabbè è impossibile perché non c'è più il pannolino, bla bla bla, e sappiamo cosa le fasi che ne susseguono. Avevo trovato solamente la Petit Bateau, ma come altezza non c'eravamo, nel senso li va bene adesso, però non mi avrebbe fatto l'inverno. Per cui ho preso intanto i suoi primi capi intimi, diciamo così, e li ho trovati ovviamente alla prenatale, ero lì, ho detto vabbè, facciamo un colpaccio, nel senso prendiamo tutto lì, perché vi ripeto avevo solo settembre, non adesso comincerò insomma il lavoro tutti i giorni, per cui tempo sarà difficile da ritagliarsi ancora. Ho preso, beh, innanzitutto ecco, questa è una, diciamo, una mia mania, a me piace prenderle i portaciucci, quelli a catenella. Siamo nella fase che dovremmo già cominciare a toglierglielo, lo so, però mi sono innamorata di questo perché lei li ha uguali però bianchi, adesso l'hanno fatto anche nella versione rosa, che è comodissimo perché ha la pinzetta e ha l'aggancio molto molto veloce per il ciuccio. Niente, questo avrei potuto anche non acquistarlo, però è rosa e gliel'ho preso, vabbè costa 3 euro, non è che costi chissà che. Poi vi mostro appunto più specifico quello che ho preso. Dunque, due pigiamini, finalmente due pigiamini, non più tutone di ciniglia, cioè finalmente neanche tanto, perché mi piange il cuore abbandonare le tutone di ciniglia o le tutine, chiamatele come volete, perché insomma sta crescendo, non c'è niente da fare, mi devo mettere l'anima in pace che cresce anche lei, per cui ho cominciato col primo spezzato. Ho preso la magliettina, che questa è di ciniglia, ci sono tre versioni, ci sono i pigiamini 100% cotone, in ciniglia e quelli felpati. Io sono andata per una via di mezzo perché sotto di sicuro andrà con, adesso ve le mostro, comunque le magliettine ho preferito prendere lana fuori e cotone sulla pelle, per cui insomma in più con riscaldamento non volevo che facesse la sauna. Come completino appunto, di come pigiamino, ho preso questo che ha in abbinato il pantaloncino così, con i pois, adesso scusate ve lo faccio vedere in questa maniera qua, adesso lo capirete spero, comunque con l'orsacchiotto, eccolo qui, l'orsetto e il pantaloncino a pois, e sono ovviamente di tipo ciniglietta, ecco per capirci. Dopo questo invece, che ha in abbinato il pantalone sempre viola, però è a righette con questa, sì, questa non mi faceva impazzire, però non ce n'erano altre, ne volevo intanto due, visto che qua sembra cambiare il clima da un giorno all'altro, ero sprovvista, per cui ho preso questa. Poi ho preso l'intimo, ve li faccio vedere chiusi perché insomma non penso che vi interessi, comunque ho optato per lana fuori, cotone sulla pelle. Intanto le ho preso due magliettine semplicissime a girocollo, che sono queste, con vabbè sembrano quelle della Liabel, io le chiamavo le magliettine insomma intime da nonna, non perché fossero brutte, ma insomma non lo so, me le ricordo ai tempi ancora quando c'era la mia nonna. Comunque sono queste qua, le ho prese due uguali, e questa confezione di slip semplicissimi che vedete hanno praticamente, sono confezioni da due al prezzo di una, con due colorazioni differenti, tutta rosa oppure bianca con degli orsetti, se sono, no, cagnolini rosa. Ok, penso di avervi mostrato finalmente tutto, ce l'ho fatta, mi piacerebbe trovare qualche commento di qualche mamma, non solo in privato perché insomma ogni tanto ne trovo, ma insomma commentate, perché ecco mi farebbe piacere, in modo tale che altre mamme insomma o altre ragazze o chi che sia insomma legge benissimo i commenti, e magari insomma ci confrontiamo in più mamme. Se niente, anche voi avete qualche acquisto fatto che magari potete darmi qualche consiglio per qualche altro negozio, ovviamente scrivetemi, ecco, commentate, che come al solito vi risponderò, ci confronteremo, eccetera.
E niente, spero come al solito di avervi fatto cosa gradita, di avervi dato qualche spunto e niente, noi ci vediamo come sempre al solito video. Ciao a tutte!